questo video rinnovo la mia proposta, ormai al quinto anno, di iniziare a prendersi cura di se stessi con molta semplicità. Nei nostri incontri cominciamo dallo stare seduti, dall'ascolto del nostro corpo, del nostro respiro e da un'osservazione accettante, quindi accogliente di noi stessi, senza il solito giudizio che ci contraddistingue nella nostra vita quotidiana, nel nostro normale stato mentale e molto contratto. Il primo passo è proprio questo: imparare a donarsi un momento di accoglienza, di ascolto e quindi di cura. Nella mia pratica quotidiana di medico mi convinco sempre di più che tante situazioni di malattia, di sofferenza, sono dovute proprio a questa carenza di cura, che prima di tutto dobbiamo imparare ad avere verso noi stessi. Quando impariamo a curare un po' meglio noi stessi, impariamo anche a curare gli altri, perché cominciamo a comprendere meglio i meccanismi della sofferenza e anche della guarigione, della liberazione da tante trappole che abbiamo interiormente e possiamo cominciare a sciogliere. La proposta è quella di cominciare a prendersi cura di sé con delle modalità che non conosciamo normalmente per via di aspetti culturali o carenze, se vogliamo dire così, culturali, educative, no? di vario genere. E abbiamo imparato, diciamo, a viverci o a vivere in modi estranei alla nostra natura. Il tutto per me è nato da un percorso personale di ricerca di me stesso, quindi delle radici, delle motivazioni anche delle mie sofferenze, e il mio continuo essere contratto a un significato sia fisico che mentale, no? Che interiore, possiamo dire. E solo comprendendo meglio ciò che mi accadeva ho potuto cominciare a sciogliere questo tipo di contrattura continua, e questo mi fa stare molto meglio. Il percorso è un cammino, quindi non c'è un punto di arrivo. L'importante però è stare sulla strada giusta, sulla strada che ci fa bene. Il corpo va curato, ovviamente, in quanto è la nostra casa. Io in questo momento vivo come un corpo, mi esprimo, parlo. Sono un essere fisico, quindi tutto ciò che sento lo sento attraverso il mio corpo, tutto ciò che vivo lo vivo attraverso il mio corpo. E quindi come tale devo imparare a ascoltarlo, a curarlo nella maniera opportuna, non sentendolo mai disgiunto da chi sono, ciò che vivo, in quanto noi siamo esseri fatti di corpo, ma fatti anche di altro, lo sappiamo, no? Di aspetti più psicologici, di aspetti interiori. E siamo esseri che anelano all'infinito. Chi vuole, chi non vorrebbe, no? Chi non sente, diciamo così, il desiderio di infinito in ogni senso. Io credo che la vita sia bene come principio, e quindi voglio camminare verso questo bene, verso questa
Questo portare bene in me, portare bene al mio prossimo. Quindi il percorso si chiama obiettivo benessere globale, in quanto è un obiettivo, non c'è un punto di arrivo. E l'obiettivo è il benessere, che significa io sto bene, sto meglio almeno, cominciare a stare un po' meglio ed è già un bel sollievo quando cominciamo a sentirlo. E in genere lo sentiamo già dopo pochi minuti, dopo i nostri anche primi incontri. E globale, no? Il benessere che diventa di tutta la persona, globale nella globalità della persona. E benessere è anche essere bene. E quindi essere bene per me, per gli altri, nella globalità anche qui, no? Di tutto, di quello che io incontro, di ciò che è il mio mondo. E quindi attorno a me posso portare questo bene. Ma posso irraggiarlo se io l'ho compreso, se l'ho sentito, no? Se l'ho vissuto, se l'ho trovato. E quindi ecco, io credo che ci sia una sorgente di bene, abbiamo bisogno di metterci in ascolto, di aprire le nostre finestre per recepire questo amore, questo il bene supremo che ci ha creato, che ci tiene vivi, che è una forza, è la forza più grande che esiste, è la forza, no? È l'energia che tutto crea, che tutto sostiene. E quando ci separiamo da questa fonte stiamo male, anche semplicemente ci sentiamo magari tristi o cupi, o percepiamo qualche magari sintomo, no? Anche non spiegabile. Dalla medicina o dagli esami, ed ecco, abbiamo bisogno di riconnetterci, possiamo usare questo termine, no? Ricollegarci, aprirci, rientrare in comunicazione, quindi anche in comunione con questo bene. Questo ha tanti richiami anche proprio spirituali, quindi c'è, diciamo, una parte di bene che è quello fisico, no? Possiamo chiamarlo salute. C'è una parte di bene che è quello psicologico. Possiamo chiamarlo serenità, possiamo chiamarlo anche gioia, possiamo chiamare senso di libertà, tranquillità. E poi c'è una parte spirituale che è quella più profonda, no? Alla quale io credo si possa aggiungere solo una volta che si sono acquietate le anime, no? Cioè, ci acquietiamo e poi cominciamo a vedere che c'è qualcosa più in là. Ma finché siamo contratti, finché stiamo male, siamo magari anche arrabbiati, finché ci sentiamo così giudicati, quella parte appunto più profonda possiamo cercare di viverla, ma rimane molto superficiale, rimane un po' finta, rimane a volte un dovere per qualcuno, no? Per, come dire, il dovere di magari pregare, il dovere di esprimere alcuni concetti anche di fede. Ecco, abbiamo bisogno di liberarci per sentire più profondamente, più realmente i significati anche di questi aspetti spirituali, che non sono affatto disgiunti, non sono affatto altro da ciò che siamo, da ciò che percepiamo. Ma lo sono finché appunto non abbiamo ricreato questa fluidità interna a noi stessi che ricollega tutte le nostre parti. Quindi io vi invito a partecipare ai prossimi incontri. A breve cominceremo un vero e proprio percorso. Qualcuno lo sta portando avanti, qualcuno partecipa anche da qualche anno e quindi ci sarà il nostro gruppo che continua, che approfondisce. Poi ci sarà un gruppo di chi vuole cominciare e intraprendere appunto un po' questa strada. A presto.